Sia lodato Gesù Cristo, carissimi. Oggi siamo nella memoria liturgica di Santo Stefano. Ecco, vorrei con voi partire un po' dalla liturgia per riflettere insieme, per elevarci a una contemplazione profonda. Ecco, allora iniziamo questa nostra riflessione, contemplazione. Allora, la liturgia oggi ci presenta questa figura di Santo Stefano. La prima lettura, allora, diciamo innanzitutto questo, le letture e la liturgia di oggi ci parlano sempre anzitutto della Trinità e appunto dobbiamo sempre renderci conto che la Trinità è infinitamente al di sopra di quello che noi possiamo pensare e dire. Ora, insisto io molto sul fatto che, vedete, la Trinità è infinitamente superfuoco e infiammante, quindi ci vuole trasformare con questa liturgia, ci vuole trasformare, cari fratelli, ci vuole infuocare, ci vuole appunto rendere ardenti. Ardenti, appunto, ci vuole rendere pieni di questo fuoco di Dio. A questo riguardo, vedete, è molto importante considerare anche che la Trinità è infinitamente supersanta, è infinitamente super santificante, appunto ci vuole santificare. Allora, vedete, la Trinità è infinitamente grande, noi siamo un nulla. E la Trinità ci vuole santificare. Vedete, siamo come immersi in un mare, no? Che è appunto la Trinità, che è infinitamente santificante, ci vuole santificare. Quindi, vedete, la Trinità in certo modo bussa continuamente per santificarci. Svegliamoci, anche se non ce ne accorgiamo, però la realtà è quella, cari fratelli. La realtà è che la Trinità continuamente bussa alla nostra porta per santificarci, cari fratelli, per infiammarci di grande santità, di ardente santità. Vedete, cari fratelli, dobbiamo averlo ben chiaro questo, eh? La Trinità è infinitamente santificante, eh? Ci vuole santificare, ci vuole santificare. La Trinità infinitamente santa e santificante, ci vuole santificare, cari fratelli. Vedete, è Dio che ci vuole santificare. Vedete, quindi noi abbiamo questo mare infinito che è Dio, un mare di onnipotenza, no? Nel quale noi siamo nulla, e questo mare infinito, questo Dio infinito ci vuole santificare, cari. Pensate che cosa importante questa, cari fratelli. Dio infinito ci vuole santificare. Certo, noi possiamo dannarci, eh? Possiamo dannarci. E tante volte camminiamo in una strada che è incredibilmente contraria alla volontà di Dio. Eppure questo Dio infinito ci vuole santificare, cari fratelli. Vedete, questo dobbiamo averlo sempre ben presente. Perché? Perché appunto noi abbiamo in certo modo questo nostro alleato per il bene, che è infinito, e allora gli dobbiamo aprire le porte, dobbiamo pregarlo: Signore, dilaga nella nostra vita, infiammaci, santificaci. Dio infinito, cari fratelli, infinita onnipotenza, eh? La Trinità, infinita onnipotenza, ci vuole santificare, ci vuole trasformare. È Dio che lo vuole questo, cari fratelli. Dio che lo vuole questo. Rendetevene conto. Quindi, vedete, abbiamo
una infinita onnipotenza a nostra disposizione per santificarci, cari fratelli. Per questo dico e ripeto, gridiamo: Signore, santificaci, rendici ardenti, fai meraviglie nella nostra vita. Vieni, Signore, vieni con potenza, vieni in noi. Lo so, lo sappiamo, da noi siamo ciechi, da noi siamo peccatori, grandi peccatori, ma Dio ci vuole santificare, cari fratelli. Con la nostra collaborazione Dio ci vuole fare santi, cari fratelli. Coraggio, 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 cari fratelli, coraggio, coraggio. Quando noi sentiamo il Vangelo che ci dice cose veramente alte, impegnative, no? Oggi, vedete, ci parla il Vangelo della via della croce, ci presenta la straordinaria testimonianza di Santo Stefano, straordinaria. Chi è che ha dato a Santo Stefano la forza di essere martire, di fare tutte queste, di morire così santamente? Poi nel Vangelo Gesù ci parla anche di persecuzioni, eccetera. Ma chi ha dato ai martiri la forza di essere, di resistere nelle persecuzioni, cari fratelli? L'ha data la Trinità. La Trinità, cari fratelli. Questi testi, appunto, come dico sempre, gridano la Trinità, il creato grida la Trinità, grida la Trinità il creato, cari fratelli, il creato grida la Trinità, la liturgia grida la Trinità, tutto grida la Trinità, cari fratelli. Quando noi vediamo una persona, ma chi è che l'ha creata? La Trinità. Certo, a volte sono persone completamente lontane dalla Trinità, ma appunto, ripeto, chi le ha create? La Trinità. Chi dà loro ogni bene che hanno? La Trinità. Quindi tutto ci parla della Trinità, cari fratelli, tutto vi parla della Trinità. Il creato ci parla del creatore, anzi il creatore ci parla attraverso tutto il creato, continuamente, cari fratelli, continuamente il Signore, il creatore ci parla della Trinità, cari fratelli. Questo, vedete, è molto importante, fondamentale, cari fratelli. Il Creatore ci parla della... Creatore, la Trinità, ci parla attraverso tutte le creature, cari fratelli. Questa è una grande verità, Allora dico, la liturgia ci grida la Trinità, e la Trinità è fuoco, ci grida questo fuoco che ci attorna, questo fuoco che è anche dentro di noi, perché la Trinità vuole dilagare in noi. Vieni in noi, fuoco santissimo, manifestati nella nostra vita, fuoco santissimo, manifestati in noi, fuoco santissimo, fa meraviglie nella nostra vita, fuoco santissimo, compi meraviglie nei nostri cuori. Vedete, cari fratelli, appunto la Trinità vuole realizzare meraviglie in noi. Sveglia, sveglia. Quindi, allora, dicevo, appunto, qui si parla appunto di persecuzioni, si parla dell'esempio straordinario di Santo Stefano. Allora dobbiamo dire, che cosa dobbiamo dire? Che cosa vogliamo guardare qua? Vogliamo guardare la difficoltà di essere martiri, cari fratelli. È impossibile essere martiri da noi stessi. Che facciamo? Con la nostra forza vogliamo essere martiri? No, cari fratelli. È Dio che vuole renderci martiri, e noi dobbiamo collaborare con Dio, cari fratelli, con Dio, con la Trinità dobbiamo, vedete, la Trinità ci vuole rendere santi, ci vuole rendere, appunto, a volte di fronte alle difficoltà ci dona la forza di essere martiri, cari fratelli. Questo è il punto, svegliatevi. E quindi bisogna appunto credere a questo, quindi bisogna ringraziare, perché il Signore ti vuole rendere martire. Lo so, da te, da me siamo zero, è impossibile. Ma come faccio io a soffrire tante difficoltà e a non cedere? Come faccio io ad essere forte? Perché Dio te lo vuole dare, caro fratello. Vedete, il Vangelo in certi passi, soprattutto in questi, no, quando ci parla di persecuzioni, ci parla di difficoltà, ci parla di esempio straordinario di santi, allora, cari fratelli, questo il Vangelo ci può un po' terrorizzare, no? Ma non dobbiamo terrorizzarci, non dobbiamo terrorizzarci. Il Signore ci vuole dire, la Trinità lo vuole realizzare, però ti devi, appunto, devi collaborare, dobbiamo collaborare. Vedete, ripeto, i martiri come hanno fatto? Perché hanno collaborato con la forza che veniva loro dalla Trinità. La Trinità voleva fare meraviglie in loro, loro hanno accolto questa forza, hanno accolto la santità, la fortezza,
e appunto hanno testimoniato, cari fratelli, con la loro vita. La Trinità ci vuole rendere questo. Questo, vedete, l'insegnamento più profondo è questo. La Trinità ti vuole rendere come Santo Stefano. La Trinità, come dicevo ieri, vuole fare meraviglie in noi, meraviglie di santità, meraviglie di segni, miracoli, prodigi. Questa è la Trinità, cari fratelli. La Trinità, appunto, la Trinità vuole manifestarsi in noi. La Trinità che è santa, si vuole manifestare la sua santità. La Trinità che è onnipotente, si vuole manifestare in noi, dando a noi che siamo nulla, appunto, la capacità di essere veramente santi. Anche in caso martiri. Ieri stavo leggendo di quello che è successo, mi pare vicino Brescia, no? È entrato un uomo gridando Allahu Akbar, Allahu Akbar, no? Dio è grande, sono questi appunto islamici, eccetera. Bene, cari fratelli, guardate che la Francia non è che sta in un altro pianeta, sta qua vicino. La Germania dove sta? Stanno tutti in Europa, non è che sono tanto lontani. Alla fin fine, se qualcuno volesse fare un attentato, ci volesse uccidere, cari fratelli, non è che avrebbe difficoltà straordinarie, perché appunto tante volte, vedete, con delle macchine, con delle cose, ci possono massacrare, vedete come è successo anche in Francia, con un camion. Quindi ci possiamo aspettare anche che qualcuno entri nelle nostre chiese e magari ci uccida, cari fratelli. Allora, vedete, questi testi, in questo nostro tempo, sono illuminanti. Ci vogliono dire che la Trinità ci vuole rendere martiri, cioè ci vuole rendere santi, e nel caso anche martiri. Però dobbiamo collaborare. Però la forza viene da Dio, dalla forza la dobbiamo prendere da Dio. E quindi, cari fratelli, che cosa ci dice qui? Ci dice anche un'altra cosa riguardo, innanzitutto, l'importanza di pregare. Per prepararci, dobbiamo essere sempre pronti e prepararci a queste evenienze, cari fratelli, pregare, ma senza paura, senza terrore, pregare, 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 pregare. Perché? Perché, cari fratelli, come ripeto, il Medio Oriente non è che sta in un altro pianeta, La Francia non sta in un altro pianeta. Sappiamo quanto hanno, appunto, quante persone sono state uccise dell'ISIS, da persone che, diciamo, seguono questa ideologia, da persone che, appunto, in certo modo prendono in quella linea il Corano. E quindi, cari fratelli, può capitare a me, può capitare a te. Allora, che cosa facciamo? Dobbiamo essere pronti. Perché? Perché una morte di quel genere da martire ci porta in paradiso, ovviamente vissuta nella carità come Dio vuole, cari fratelli. Noi dobbiamo pregare, pregare, perché questi tempi non devono essere tempi, non sono tempi di terrore, sono tempi nei quali Dio ci dice, più che in altri tempi, forza, preparatevi, perché se vi voglio rendere martiri, dovete appunto essere pronti al martirio, pronti al martirio. Coraggio, cari fratelli, coraggio. Vedete, le letture di oggi e la liturgia di oggi, più generalmente, la liturgia di oggi, le letture di oggi, ci dicono appunto che il Signore vuole donarci questa fortezza, anche di fronte al martirio più terribile, cari fratelli. Il Signore ce la vuole dare questa fortezza, non bisogna avere paura, bisogna invece pregare, disporsi e confessarsi bene e frequentemente, venire spesso alla Santa Messa, ricevere l'Eucarestia, fare spesso la comunione spirituale. Perché la forza nostra, cari fratelli, è nell'Eucarestia, nella Santissima Eucarestia. È Gesù la nostra forza e quindi in Lui la Trinità. Perché in Cristo c'è la Santissima Trinità. Lui è la seconda persona della Santissima Trinità, ma nella seconda persona della Trinità c'è il Padre e il Figlio. Allora coraggio, nell'Eucarestia riceviamo tutta la Trinità, tutta la Trinità. Capite? Tutta la Trinità riceviamo. Perché, cari fratelli? Perché appunto, vedete, il Signore nella sua infinita misericordia ci vuole venire a trovare, ci vuole venire a visitare, ci vuole santificare veramente la maniera più straordinaria. E l'Eucarestia è proprio questo, è la più grande santificazione, è la nostra deificazione, cari fratelli. Capite? Che meraviglia, Signore!
se ci vuoi martiri, fa che siamo forti fino alla fine. Quindi preghiamo, cari fratelli, preghiamo, preghiamo, ripeto, facciamo penitenza, facciamo delle offerte al Signore, cioè facciamo delle offerte al Signore attraverso i poveri, ma anche dei sacrifici, eccetera, come ho detto, penitenza. E poi, ripeto, come appunto dicevo, misericordia. Cerchiamo di esercitare la misericordia. Perché, vedete, la scrittura, in Vangelo in particolare, ci dà queste tre vie particolari proprio per santificarci. La preghiera, la penitenza, la misericordia. Sono tre vie attraverso le quali poi il Signore dilaga nella nostra vita. Ovviamente dobbiamo impegnarci a vivere il Vangelo, ma proprio per avere, appunto, per vincere tutte le difficoltà, abbiamo queste tre strade, oltre che vivere il Vangelo, perché dobbiamo obbedire, ma proprio per avere forza per vivere il Vangelo, per poterlo vivere in pienezza, ecco, cari fratelli, il Signore ci dona queste tre strade. E vedete, cari fratelli, in questi tempi, appunto, il Signore ci dice queste meraviglie, no? Ci dice queste meraviglie sulla Trinità, che vuole dilagare, noi vuole, perché Dio ci ama, è morto per noi sulla croce, nella sua natura umana, perché vuole dilagare in te, vuole dilagare in me, perché vuole fare grandi cose, figlio mio, fratello mio, sorella mia, il Signore vuole fare grandi cose in te, svegliati, 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 il Signore vuole fare grandi cose in te, grandi cose in me. Ma vedete, io ve lo dico sempre, ve lo ripeto, Gesù nel Vangelo ci ha detto: chi crede in me farà le opere che gli ho compio e ne farà di più grandi, cari fratelli. Signore farà e vuole fare in noi le opere che ha compiuto, la Trinità vuole fare in noi le opere che ha compiuto in Cristo. Guardate che cosa straordinaria, com'è possibile? È perché la Trinità è onnipotente, cari fratelli, ma noi ci dobbiamo credere. Dobbiamo ringraziare, dobbiamo pregare perché si attui tutto questo e dobbiamo impegnarci perché questo si realizzi, cari fratelli. Quindi vedete, quindi ripeto, ringraziamo la Trinità perché vuole dilagare in noi. E sottolineo, ricevete bene l'Eucaristia, prepariamoci sempre meglio all'Eucaristia, perché l'Eucaristia è tutto in certo modo, cari fratelli, è la potenza più grande. È in certo modo una bomba atomica di bene, uno tsunami di bene, cari fratelli. Metteteci tutte le similitudini più belle, più potenti che volete, l'Eucaristia le supera tutte, cari fratelli. È una potenza di bene straordinaria, cari fratelli, una potenza di bene praticamente, ecco, dal valore infinito. Quindi, cari fratelli, vi invito a vivere sempre meglio l'Eucaristia, prepararla sempre meglio. Noi tante volte, vedete, ci concentriamo in altre cose, no? E mettiamo da parte l'Eucaristia e la preparazione. No, è sbagliato. L'Eucaristia è tutto, perché è Dio che viene in te, è Cristo che viene in te per liberarci, per santificarci, per guarirci anche. Noi non ci rendiamo conto della potenza di guarigione, di liberazione, di santificazione dell'Eucaristia, perché è la Trinità che viene in noi, anzi, non soltanto viene in noi, ma ci eleva a sé, ci unisce alla sua vita, cari fratelli. Questa è la nostra forza, cari fratelli. E quindi bisogna lavorare perché questo, appunto, si realizzi, cari fratelli. Questa è la nostra forza, capite? La nostra forza è l'Eucaristia, quindi dobbiamo, vedete, in questi tempi in cui sentiamo a volte notizie anche impressionanti, avete sentito di quelle due ragazze che sono state proprio sgozzate, no? Sono state uccise, violentate prima e poi uccise in Marocco da questi che appunto hanno queste ideologie islamiste che seguono in questa linea il Corano. Bene, cari fratelli, questo è il problema. Vedete, appunto, avete sentito appunto come sono state sgozzate, uccise due ragazze dopo essere state violentate. Ecco, cari fratelli, allora di fronte a queste notizie, ecco, la nostra risposta quale deve essere? Il terrore? No, deve essere il nostro più grande impegno. Dobbiamo fare più fortemente quadrato intorno all'Eucaristia, perché l'Eucaristia è Cristo, perché l'Eucaristia è la Trinità che viene in noi per santificarci, quindi per darci la forza per affrontare qualsiasi martirio, per darci la forza per trionfare su qualsiasi tentazione, anche le tentazioni più terribili,
per trionfare appunto sulla carne, sul diavolo e sul mondo. Cari fratelli, la nostra lotta è una lotta contro le potenze delle tenebre, che non sono potenze semplicemente umane, sono potenze diaboliche, guidate da Satana, sono potenze appunto anche umane, ma soprattutto sono potenze appunto diaboliche. E la nostra forza contro queste potenze da noi stessi è zero, ma con Dio vinciamo, cari fratelli, con Dio vinciamo. Allora, cari fratelli, appunto guardando anche Santo Stefano, impegniamoci e liberiamoci dalla paura, perché il demonio ci fa paura, cari fratelli, è il demonio che ci mette paura, cari fratelli, è il demonio che ci mette paura, ricordatevelo bene, è il demonio che ci mette paura, ricordatevelo bene questo, e lo sottolineo, è il demonio che ci vuole mettere paura. La paura viene da Satana, non da Dio. Dio ci dona il santo timore, Dio ci dona il santo coraggio. Quindi coraggio, cari fratelli, ripeto, Ave Maria e avanti, Ave Maria e avanti. Non vi fate terrorizzare, non vi fate impaurire, non vi fate paralizzare da certe notizie. Ma appunto in questi tempi Dio ci sta gridando più forte, no? Attraverso tutte queste cose. Dovete essere pronti a dare la vita per me, ma il Signore ha dato la vita per noi, cari fratelli, e noi dobbiamo appunto essere pronti a dare la vita con la forza che ci viene da Dio. Dobbiamo dirlo, Signore, da noi stessi è impossibile questo, da noi stessi cediamo, da noi stessi siamo nulla, ma con la tua grazia siamo capaci di darla non una alla volta la vita, ma mille volte, e sempre più santamente, perché Dio è infinitamente santo. Dio è infinitamente forte, cari fratelli. Grazie Signore che ce lo fai capire. Grazie Signore che ci vuoi donare questa forza. Grazie Signore che ci vuoi rendere invincibili. Ma pensate quanti cristiani sono morti nei primi secoli del cristianesimo. Come hanno fatto? Che erano degli extraterrestri? No, erano persone come noi, cari fratelli. Hanno incontrato il Signore, hanno pregato, si sono impegnati appunto sulla via stretta e sono arrivati in paradiso, sono morti martiri, sono morti santi. Quindi coraggio, cari fratelli, coraggio, ripeto, E poi pensate quanti martiri sono stati anche nel secolo scorso, no? Soprattutto martiri, pensate, del comunismo, del nazismo, Pensate quanti martiri ci sono stati, cari fratelli. Come hanno fatto? Hanno fatto pregando, hanno fatto rimanendo uniti al Cristo, hanno fatto combattendo il demonio, combattendo Satana, cari fratelli. Dobbiamo chiamare per nome queste tentazioni, cari fratelli. Quando vengono queste tentazioni di paura, dobbiamo chiamarle per nome. Qui è il demonio che mi sta tentando, vattene via nel nome di Cristo. Io non voglio avere nessuna di questa, non voglio avere nessun tipo di paura. Io voglio essere coraggioso con Cristo. Dobbiamo gridarle queste cose, e dobbiamo essere forti a scacciare queste tentazioni con forza, perché lì è il diavolo, cari fratelli, è Satana. Quindi coraggio, coraggio. E guardate, io mi tante volte, no, uno può pensare, ma il padre magari vive un'altra vita, cioè, guardate, cari fratelli, siamo tutti nella stessa barca, siamo tutti deboli. Io posso fare più grandi peccati, e anche tu, anche se possiamo pensare di essere bravi, possiamo essere di pensare, non è vero, da noi stessi siamo nulla, dobbiamo stare attaccati a Cristo. Per questo io vi dico, confessatevi, pregate, ricevete l'Eucarestia, ricevete la comunione spirituale, fortificatevi, eccetera, 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 perché da questo ci viene la forza che, appunto, quando arriva il momento decisivo, siamo forti per superarlo, con l'aiuto della Madonna. Per questo dobbiamo anche pregare la Madonna molto, cari fratelli, Preghiamo la Madonna che ci ottenga questa grazia di fortezza, coraggio. E voglio ancora ribadire quello che dicevo prima e precisarlo. Vivere bene l'Eucaristia, prepararla sempre meglio, cari fratelli, prepararla sempre meglio l'Eucaristia, sempre meglio. Lo state facendo? State vivendo l'Eucaristia sempre meglio? State ringraziando Dio sempre meglio? No? E allora dovete convertirvi, sì, allora andate avanti nel bene. Se non lo state facendo questo, dovete convertirvi e fare come vi dico, cari fratelli. Se lo state facendo, dovete farlo sempre meglio. Coraggio,
Abbiamo, dopo la messa, ringraziamento. Perché, cari fratelli? Ringraziare perché Dio è venuto in noi e ci dona veramente questa grande santità. Coraggio, cari fratelli, coraggio, coraggio, coraggio. Il Signore vuole fare meraviglie in noi, cari fratelli. Il Signore vuole fare meraviglie nella nostra vita. Coraggio, coraggio. Il Signore vuole appunto dilagare in noi, dilagare, pensate che bello, quando ci ritroveremo in paradiso, ci dobbiamo ritrovare in paradiso, coraggio, quindi allora Ave Maria avanti, Eucaristia avanti, cari fratelli, Ave Maria e avanti, lo diceva il grande Don Orione, Eucaristia è avanti, perché è la nostra forza carissima, la nostra forza. Bene, e la Trinità poi, tutto quello è perché attraverso la Madonna, attraverso l'Eucaristia è la Trinità che dilaga in noi. E quindi sempre al di sopra di tutto è la Trinità, vieni Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, il segno della croce ce lo ricorda questo, no? Ci ricorda il grande mistero della Trinità, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la Trinità, la nostra forza è lì, attraverso i Santi ci viene la forza della Trinità, cari fratelli, Cristo ci è venuto a portare la potenza della Trinità, cari fratelli, che bello, grazie Signore per le meraviglie che vuoi fare nella nostra vita e vuoi dilagare in noi, ci vuoi rendere martiri se sarà appunto, se ci sarà la possibilità, ci vuoi rendere martiri, ci vuoi rendere santi, coraggio, coraggio, grazie Signore. E cari fratelli, il martirio è una cosa gloriosa, adesso entriamo in un altro discorso che non voglio fare troppo lungo, il martirio è una cosa gloriosissima, una cosa preziosa, San Francesco aveva la sete del martirio, noi abbiamo avuto santi che erano assetati di martirio, cari fratelli, sveglia, noi siamo assetati tante volte di sciocchezze umane, dobbiamo essere assetati di cose sante per andare in paradiso, perché più noi ci uniamo alla passione di Cristo, più saremo gloriosi in cielo, cari fratelli, più saremo gloriosi in cielo. Allora il martirio è una cosa preziosissima, talmente preziosa che noi non ce ne rendiamo conto quanto è preziosa. Perché siamo ciechi, perché siamo sordi, cari fratelli, siamo ciechi e sordi. Signore, apri i nostri cuori, apri le nostre orecchie, apri i nostri occhi a queste ricchezze straordinarie, a queste gemme preziosissime che appunto in alcuni casi tu ci vuoi proprio donare. Bene, gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.